Ciao Paola e benvenuti nella mia cucina a tutti gli amici di Buongiorno Cielo. Oggi una gustosa ricetta che ci ricorda la nostra amata Sorrento. Dei gustosi gnocchi alla sorrentina. Vediamo subito gli ingredienti. Degli gnocchi, dei pomodorini, una passata di pomodoro, della mozzarella, del formaggio grattato, del basilico fresco, dell'aglio e per completare sale, olio e pepe. Cominciamo subito col preparare il sughetto dove salteremo i gnocchi. Quindi prenderemo dei pomodorini e li taglieremo in due parti. Una volta tagliati i pomodorini, prendiamo una pentola antiaderente e aggiungiamo dell'olio d'oliva. Portiamolo sul fuoco e andiamo ad aggiungere un aglio in camicia. Intanto abbiamo preparato una pentola con dell'acqua, dove andremo a bollire i nostri gnocchi, che andremo a salare. Quando l'aglio soffrigge, andiamo ad inserire i pomodorini. Per aiutare la cottura dei pomodorini, aggiungeremo qualche cucchiaio di passata di pomodoro. Saliamo il sugo e aggiungiamo qualche foglia di basilico spezzettata. La cottura del sugo è molto rapida, facciamo soltanto appassire leggermente i pomodorini. Il sugo è pronto e lo spegniamo. Occupiamoci di tagliare la mozzarella di bufala. Tagliamo prima a fettine e poi a pezzettoni. L'acqua sta bollendo, caliamo subito gli gnocchi. Una volta che torneranno a galla, saranno pronti. Intanto accendiamo di nuovo il sugo. Aggiungiamo un po' di acqua di cottura. I gnocchi stanno iniziando a salire a galla, aiutandoci con un ragno da cucina li andiamo a ripescare, quindi li introduciamo direttamente nel sugo. Facciamoli saltare in modo che si insaporiscano per bene con il pomodoro. Prepariamoci per completare la cottura all'interno del forno. Come comporremo il piatto? Metteremo uno strato di gnocchi, della mozzarella, abbondante formaggio grattato, un leggero trito di pepe nero, qualche foglia fresca di basilico, e faremo un secondo strato. Completiamo con un filetto di mozzarella e un'altra grattatina di formaggio. Portiamoli al forno, 240 gradi, per circa 10 minuti. Ah, che bontà! Prepariamoci per servirlo. Ovviamente il tegamino è troppo caldo, quindi non possiamo portarlo direttamente in tavola. Lo metteremo in un piatto. Completiamo con una foglia di basilico fresca, un po' di grana grattugiato e un filo d'olio d'oliva. Un bel piatto estivo, è facile da fare. E da Alberico, buon appetito!